limitare il traffico e lo smog con l'obiettivo di contenere l'inquinamento dell'aria come richiesto dalla normativa vigente. È il fine delle tre ordinanze che a partire da oggi, lunedì 29 novembre, entrano in vigore a Fano. Le tre ordinanze antismog, ha spiegato l'assessore all'ambiente Barbara Brunori, seguono il corso della delibera della Regione Marche adottata nel 2010, che andava a lavorare su tre assi per contrastare l'inquinamento atmosferico per sforamenti di polveri sottili esteso sia nella parte valliva che in quella costiera. Naturalmente questi tre provvedimenti sono in itinere da anni, per cui non cambia niente rispetto allo scorso anno, laddove la circolazione verrà vietata in quella che è la zona blu, quindi la maggior parte della zona, sia centro città che periferia, interdicendo quella che è la statale e alcune bretelle degli interquartieri. Verrà interdetto il traffico veicolare a quelli che sono i mezzi diesel di Euro 0, 1, 2 e 3, che sono stati immatricolati prima del 1 gennaio 2006 e quelli a benzina di Euro 0 e 1 che sono stati invece immatricolati prima del 1 gennaio 1997. Verrà interdetto il traffico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30, quindi dal lunedì al venerdì, il fine settimana è libero. Naturalmente è un qualcosa che era già in vigore, oggi abbiamo provvisto all'interno della città della cartellonistica per favorire la conoscenza di questa cosa. La seconda ordinanza, ha proseguito l'assessore Brunori, riguarda tutte le attività produttive che dovranno ridurre del 10% le emissioni in atmosfera di fumi ed esalazioni di camini, mentre gli esercizi e i laboratori di panificazione, i ristoranti e le pizzerie potranno utilizzare la biomassa come legno, carbonelle e altri materiali solo se avranno previsto nei loro camini sistemi di abbattimento delle polveri sottili. Secondo quanto previsto dalla terza ordinanza, infine, sia agli edifici pubblici sia a quelli privati è vietato l'utilizzo di forni a legna o stufe a pellet di classe inferiore alle 3 stelle e nel caso in cui siano provvisti di altro sistema di riscaldamento. L'importanza delle polveri sottili è strategica per la nostra salute, per salvaguardare non solo l'aria che respiriamo, ma veramente le polveri sono talmente sottili che una volta inalate possono danneggiarci, per cui dobbiamo, se vogliamo veramente tutelarci, dobbiamo veramente fare delle azioni concrete e questa lo è.